Pochi minuti prima delle 2 del mattino, a Muro Leccese, in via Nazario Esauro, è stato l'inferno. Una bomba carta di grosso potenziale, fabbricata con polvere da cava, esplosa a ridosso dell'autoscuola De Donno ed ha distrutto interamente il locale. L'onda d'urto ha divelto il pesante portone, distrutto tutti gli arredi interni, banchi, sede e computer, ma l'esplosione è stata talmente forte che ha infranto i vetri delle abitazioni vicine del supermercato Lico all'angolo della strada. Il boato è stato sentito in tutto il paese, il vicinato si è riversato in strada, così come il proprietario dell'autoscuola, Andrea De Donno, che vive proprio sopra la struttura. Niente, io ero tornato a mezzanotte a casa, mi sono coricato, come di solito quella è l'ora, e verso l'una e mezzo, le 2:20, ho sentito dei passi fuori, però nel sonno insomma non riuscivo a distinguere. Mi sono svegliato e ho aspettato dei rumori prima di uscire e poi è arrivato il botto insomma di questa bomba che hanno messo qui sotto. Voi gestite un'autoscuola, quindi era un attentato, possiamo dire, diretto alla vostra attività. Perché poi abitiamo pure qua, non sappiamo il motivo. Può essere diretto o indiretto, non lo sappiamo. Posto gli artificieri insieme ai carabinieri di Muro e della Compagnia di Maglie. Secondo la ricostruzione fatta ascoltando i testimoni, qualcuno ha sistemato l'ordigno all'interno del cancelletto. Poi, dopo aver acceso la miccia, l'ha fatto rotolare giù con un bastone. Pochi minuti e la bomba carta è esplosa proprio a ridosso delle finestre dove i proprietari di casa dormivano. Solo il caso ha voluto che nessuno rimanesse ferito. Per tutta la notte e per tutta la mattina i proprietari hanno lavorato alacremente per rimettere tutto a posto e consentire all'autoscuola, gestita da 2 giovani fratelli, Andrea e Giuseppe, di poter riprendere l'attività già lunedì prossimo. Non hanno idea di chi possa essere l'autore di un gesto tanto vile rivolto a chi lavora ogni giorno per portare avanti un'attività. Ci dispiace, però purtroppo così si ragiona, non lo so, era da tanto, dice che non si sentiva una cosa del genere, magari c'è, no? Sì. Deve stare un po' più attenti, sta ritornando un periodo un po' particolare a quanto sembra. Speriamo che mi lasciano lavorare. Che questo è quello che volete. Quello che voglio è iniziare di nuovo, con più grinta ancora, e iniziare a lavorare meglio, speriamo meglio. Dispiaciuti per quello che è accaduto sicuramente. Peccato per la gente che lavora onestamente, chiaramente, no? E quindi ci dispiace. Però noi siamo giovani, quindi forza. Dobbiamo andare avanti, non abbiamo paura. Le indagini sono a pieno ritmo, ma non potranno contare su eventuali filmati dal momento che la telecamera posizionata sul muro dell'autoscuola è fuori uso.